Tornati a bordo del nostro camper e come ogni mercoledì è tornato a trovarci lui, il nostro amico della porta accanto, il nostro esperto meteo, oggi nei panni dell'uomo che ci racconta le storiche estate degli italiani, quelle belle un po' glamour, un po' patinate, come piacciono a lui. Massimo Martinelli, eccolo qua, semplice. Eccolo qua, pronto. Ben trovato Massimo. Dimmi tutto, di quale estate parliamo? Ma oggi parliamo dell'estate degli anni 60. Quando tutti fuggivano dalle città per andare in vacanza, quindi questa specie di esodo. Ma vediamolo, immergiamoci in queste immagini, nel nostro solito cioccolatino in bianco e nero. Un cioccolatino per noi. Vediamo. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today. Anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Domenica d'agosto, che caldo fa. La spiaggia un giro arrosto non servirà. Bere una bibita, se in fondo all'anima sogno l'oceano. Sopra uno scoglio c'è una ragazza che ride, si tuffa giù. Un cioccolatino sulle note di Bobby Solo, e quanto sono belli e nostalgici i tuoi cioccolatini. Hai visto che immagini? Poi abbiamo visto la simpaticissima Ave Ninchi, che poi tra l'altro, grande attrice di teatro, è stata la prima attrice a portare la cucina in TV. Bravissima, con Luigi Veronelli, che sì, era un critico e enologico, quindi era uno veramente esperto, sì, la prima trasmissione di cucina in TV, quindi pensa quanto era avanti già lei. Quindi, oltre a fare bene i spaghetti, sapeva anche fare TV. Simpaticissima. Quante erano negli anni 60? Abbiamo visto proprio quelle immagini. Poi abbiamo visto anche le musica, la musica, sì, le note di Bobby Solo. Ma tu sai perché si chiama Bobby Solo? È una cosa curiosa. No. Pensa, lui faceva la rock star, ne iniziavano, però il papà si vergognava. Il papà era una persona serissima, lavorava all'Alitalia, di cognome faceva Satti. Allora gli disse, guarda, fai quello che ti pare, ma non usare il mio cognome. Quindi quando andò a firmare il contratto con la Ricordi, gli disse, no, io mi chiamo soltanto Bobby Solo, solo Bobby, solo Bobby. E la segretaria gli scrisse, solo Bobby, pensando che fosse il cognome. Da lì, Bobby Solo. Tu pensa, oggi invece se uno avesse un figlio rockstar, lo metterebbe su tutti i social, lo pubblicizzerebbe anche alla riunione di condominio. Ma si sarà ricreduto, ecco, anche il papà, secondo me, per quel tempo. Dopo. Quanti erano negli anni 60 gli italiani che andavano in vacanza, Massimo? Pensa, allora, prima la vacanza non era per tutti, soltanto il 13%. Mm-hmm. Ecco, noi vedevamo le strade colme, ma era tutto in proporzione, le strade erano più piccole, c'erano anche meno auto, poi soprattutto le auto, era una per famiglia. Sì. Però la cosa buona è che anche la persona media, l'operaio medio, poteva permettersi una vacanza anche abbastanza lunga, 15-20 giorni. Adesso abbiamo un po' più di difficoltà. Andavamo su queste strade tutti insieme, condividevamo, era questo il principio, condividere. La macchina era sempre piena, non c'era l'aria condizionata, faceva caldo, ma stavamo tutti dentro insieme e felici per passare queste giornate in maniera spensierata. Quindi quello era veramente una fuga, anche se noi usiamo questo termine esodo, da exodus in latino. In realtà l'esodo è quando si parte, sì, come è successo per gli ebrei dall'Egitto, sì, per non tornare più. In realtà poi dopo 15 giorni si tornava a casa. Quindi possiamo dire più una fuga dalla città per andare appunto a riposarsi, a trascorrere prevalentemente le vacanze al mare. Hai visto quanti andavano e poi hai visto quanto il cibo era aggregante, hai visto, sì, Avenichino con questo piatto, sti maccheroni, ma gli provocato maccheroni di distrugo, proprio perché all'epoca, dopo nel dopoguerra, il pranzo, il cibo, era proprio una forma di aggregazione molto importante. Qualcuno diceva, la vita è il tempo che trascorre tra un pranzo e l'altro, proprio perché la fame c'era stata e per cui non si vedeva l'ora di andare a tavola e condividere appunto un pasto.
Poi che si faceva? Si partiva con queste auto che non erano come quelle di oggi, ormai ci controllano tutti, abbiamo 3.000 sensori, dovevamo essere anche un po' meccanici. Mm-hmm. Ma tu sai dove sta il motore in una macchina o almeno quello? No, in quello io so, me la cavo abbastanza bene perché sono come Bobby solo, un po' sola, quindi mi devo arrangiare. Ti devi arrangiare. Quindi dovevano essere anche i nostri nonni, anche un po' meccanici, fare tutti i controlli, acqua, olio, non c'erano tante spie. Fare il rifornimento, sì, che per fortuna... Sì, un sacco di cose, infatti. Sì, perché c'erano tanti accorgimenti. Mm. Prima cosa, le regole erano un po' diverse. Ad esempio, abbiamo visto queste macchine così cariche. In realtà, il codice della strada ci dice che i bagagli come questi, sì, un po' alla Totò, no? Non devono mai oscurare il finestrino. Quindi bisogna avere sempre la massima visibilità. Bisogna caricare sempre con riguardo i bagagli in un'auto. Stai dando qualche consiglio, quindi. Esatto, invece prima mettevamo tutto anche un po' in maniera un po' pericolante. Poi, ad esempio, adesso abbiamo i sensori dei pneumatici, sì, no? Per vedere se sono gonfi o meno, mentre allora bisognava sempre controllarli. Ma anche oggi io vi do un consiglio, non vi affidate completamente ai sensori, fate qualche piccolo controllo. Ad esempio, con il caldo, le gomme, quindi l'aria si espande, diventano più gonfie, quindi non dobbiamo mai gonfiarle al massimo, perché poi con il calore si dilatano ancora di più, basta prendere una botta e potrebbero scoppiare. Quindi, che cosa fare? Dare la pompatina giusta, fare il controllo e fare la pompatina giusta per dare la pressione corretta, per non avere problemi. Vi ricordo sempre di controllare la pressione delle ruote a freddo, non a caldo, se no si modifica. Tu, acqua e olio, tutto a posto? No, perché io prima ti vedo che con la Vespa c'è qualche problema. Sempre tutto. Controlli tu, ecco. Eccomi qua, il controllo. Io ho detto oggi non c'è, invece è arrivato. È arrivato. Ma lei è meccanico, mi certo, fa il pieno. Assolutamente, poi do anche i bollini, eh. Va bene. Grazie Massimo. Grazie a voi. Allora, aspettiamo venerdì, perché... Per le previsioni, perché sono importanti, quelle di venerdì sono importanti. Previsioni e libro da leggere, perché questo fine settimana vorrei leggere un libro, Massimo. E io ve ne consiglierò uno bellissimo. Massimo Martinelli. Allora,